Ciao a tutti, oggi video che non ho mai fatto sul mio canale ma che era da tempo che volevo fare, anche perché spesso mi chiedete consigli di questo tipo anche su Instagram, nei messaggi eccetera, ed è il video con i miei consigli, insomma trucchetti per risparmiare e cercare di accumulare un bel gruzzoletto. 6, 7, 8, 9 e 10. Io vi dico subito, non sono laureata in economia, non mi occupo di queste materie solitamente, ma per quanto riguarda la mia esperienza personale sono sempre riuscita a mettere da parte un po' di soldini, e siccome qua su YouTube ormai sono tanti anni che ci conosciamo, ci sono tante ragazze anche giovani che mi seguono, più o meno giovani insomma, che possono beneficiare magari di qualche mio consiglio anche in quest'ambito, ho voluto fare questo video, quindi spero vi sarà utile. Primo consiglio che mi sento di darvi, spassionato, è di avere degli obiettivi da raggiungere sul vostro conto. Si può partire da obiettivi minimi, ad esempio io quando ho aperto il conto avevo, non so, ho messo 100 euro appena l'ho aperto, e il mio primo obiettivo era avere 1000 euro sul conto. Arrivati a 1000 euro, l'obiettivo è stato averne 5000. Ho sempre ragionato, diciamo, per cifre tonde. A 5000 ho detto, ok, adesso ne voglio 10.000. Quindi sempre cercare di raggiungere una certa soglia. Questo ci aiuta a rimanere focalizzati, quindi avere un'idea anche di quello che poi in realtà abbiamo da parte. Quindi almeno a me mi ha aiutato sempre pensarla così. Altra cosa che ho sempre fatto in modo inconscio, però penso che mi abbia aiutato a non fare spese pazze, è quello di comprare cose costose solo se sul mio conto ho almeno 10 volte l'importo di quell'oggetto. Vi faccio un esempio: se vi piace una borsa da 1000 euro, una borsa luxury, ecco, io non l'avrei comprata se prima sul conto non avessi avuto almeno 10.000 euro. Per i beni così, insomma, un po' futili, luxury, penso che questa sia la proporzione giusta. Almeno io ho sempre ragionato così e devo dire che spese folli non ne ho fatte. Ho fatto solo spese che mi posso permettere. Altra cosa che mi ha aiutato ad accumulare dei soldi extra durante il mio percorso di vita è stato fare dei lavori extra rispetto a quello che stavo facendo in quel momento. Vi faccio un esempio: qualche anno fa io insegnavo alle medie, al liceo, e quindi avevo il mio stipendio classico da insegnante, che non mi ricordo quanto fosse, forse 1.300, 1.400, insomma circa così, che è uno stipendio normale, però ovviamente per permettersi cose un po' più fuori dall'ordinario dovevo trovarmi dei guadagni extra, e quindi nonostante io avessi questo lavoro standard cercavo sempre anche dei piccoli impieghi extra più remunerativi da fare magari nel weekend o nel tempo libero, ma cose che non mi impegnassero tantissimo, ad esempio fare traduzioni o aiutare una ragazza a scrivere la tesi. Ovviamente venivo pagata per questo, perché era tempo. Oppure una volta mi è capitato, mentre ero su BlaBlaCar, che tra l'altro anche questo è un modo per risparmiare, non so se si usa ancora, io sono stata una delle prime a usare BlaBlaCar, che è quel servizio in cui ci si mette una persona, magari deve fare un viaggio da Roma a Milano con la macchina, mette sull'app il suo viaggio e chi deve fare la stessa tratta entra in macchina con questa persona e si divide la spesa, ed è un sito abbastanza controllato, io non ho mai avuto problemi, quindi mi sento di consigliarlo, ed è anche in realtà un'opportunità per fare nuove conoscenze, ampliare la rete sociale, magari trovare nuovi lavoretti, nuove cose. Infatti una volta ero in questo viaggio da Milano a Roma, perché viaggiavo spesso per vedere Fabio, e la persona che guidava mi ha detto che aveva scritto un romanzo storico, e io parlando subito gliel'ho buttata lì, gli ho detto: ah, ma io ho studiato lingue, faccio traduzioni, sarebbe bello tradurre il suo libro. E lui: ah sì, sarebbe fantastico, bellissimo. Quindi gli dai anche l'idea magari, e quindi mi aveva chiesto di tradurre il suo libro intero. Avevo cercato quanto costasse una traduzione di quel tipo perché non l'avevo mai fatto, però insomma mi sembra avessi fatto una bella cifra, tipo 1500 euro per tradurre il suo libro. Tra l'altro, siccome appunto non avevo tantissimo tempo, avevo chiesto a una mia amica madrelingua ad aiutarmi, e quindi c'eravamo divise poi il guadagno, però era sempre un guadagno extra senza insomma impiegarci chissà che tempo, perché appunto mi ero fatta aiutare. Quindi ecco, cercare sempre nuove opportunità, cioè non stare lì a dormire in piedi, ma cercare anche di creare l'occasione o l'opportunità se si presenta, mettendo al servizio delle persone le proprie competenze, perché magari crei un bisogno in una persona che neanche sapeva di avere. Ad esempio lui neanche voleva tradurre il suo libro, però alla fine l'ha tradotto. Poi ovviamente, entrando in questo mondo poi del beauty, vi posso dire sicuramente che un altro modo per risparmiare è
farsi le cose in casa. Non tutto, ci sono cose che anche io sono negata, ad esempio io a fare le unghie semipermanente, gel, non sono bravissima e quindi preferisco farle dall'estetista. Però ci sono altre cose che si possono fare da soli, se si riesce, ad esempio, non so, la ceretta, sopracciglia, baffetti un po'. Durante il lockdown tutti ci siamo ingegnati. Ci sono delle cose che una persona pensa di non saper fare. Però secondo me tentare non nuoce, almeno ecco, con le dovute precauzioni. Però ci sono alcune cose che si possono fare anche in casa risparmiando un bel po' di soldi. Quindi magari a fare lo smalto semipermanente con i kit siete più brave di me e quindi potete risparmiare molti soldi. Oppure scoprite che vi riuscite a fare la piega da soli con spazzola, phon, con piastra. Basta provarci alle volte. Anche io prima di aprire il canale YouTube non ero così capace di farmi acconciature, capelli, trecce, ma poi a forza di fare tutorial e provare ci sono riuscita, quindi provateci e sicuramente potete risparmiare qualcosina. Altra cosa che sto facendo proprio io in questo momento e che mi sta facendo risparmiare molto i soldi della palestra è allenarmi da casa. Non l'ho, diciamo, fatto con questo intento di risparmiare i soldi sulla palestra, ma è proprio perché uscire di casa, andare in palestra, io proprio non ce la faccio, cioè proprio non mi va, non trovavo mai il tempo, non lo so, ero iscritta ma non ci andavo. Però ovviamente mi sono resa conto che guardando i passi giornalieri che stavo facendo, facevo tipo 2000 passi al giorno, cioè praticamente stavo sempre seduta perché lavoro ovviamente al computer o così, insomma davanti alla fotocamera, e quindi ho detto come posso fare? Allora ho cercato su YouTube dei video su come fare 10.000 passi al giorno stando a casa e ce ne sono tantissimi, ho trovato veramente tantissimi video molto facili da seguire, divertenti, e soprattutto si riesce a fare 10.000 passi senza impiegarci 2 ore, perché uno potrebbe anche uscire a farli, che ovviamente sarebbe anche meglio uscire all'aria aperta, però per fare 10.000 passi uno ci impiega almeno un'ora, un'ora e mezza. Invece questi video ovviamente il ritmo è un po' più elevato e quindi si riescono a fare 10.000 passi anche in 40 minuti, 50 minuti. Oppure io li divido, prendo il video da 5.000 passi, lo faccio la mattina e poi altri 5.000 passi li faccio la sera. Mi sto trovando benissimo e sto risparmiando anche i soldi della palestra. Vi lascio i link di questi video che ho trovato qua nell'info box. Altro sistema per risparmiare, ma anzi guadagnare anche qualcosa facilmente, è scaricare quelle app dove si vendono oggetti che non si usano più. Ad esempio Wallapop, non so se l'avete mai usata, è un'app facilissima da usare. Fate le foto di oggetti in casa che non usate, che vi occupano solo spazio, li mettete in vendita. Potete mettere anche un'opzione molto carina che è il ritiro a casa, quindi non dovete neanche spedire, le persone vengono a prenderselo, e così guadagnate anche dei soldi perché ovviamente mettete in vendita gli oggetti. Ed è un modo per risparmiare, per liberare spazio, per guadagnarci qualcosa, e soprattutto è un modo anche per comprare in modo più sostenibile, perché ovviamente ci sono anche degli oggetti che possono servirci e che costano di meno e sono di seconda mano, quindi evitiamo di comprare cose nuove. Anche di questo vi lascio il link in info box alla mia vetrina, anche io ho messo qualcosina in vendita. A proposito di app, un altro modo per risparmiare è avere un conto corrente smart a canone zero. Sapete che se avete soldi in un conto corrente, diciamo classico, ovviamente anche se non lo usate, anche se non fate niente, ci sono delle commissioni, quindi vi vengono scalati dei soldi ogni mese, per quanto pochi comunque sono sempre soldi. Invece avendo un conto corrente smart, di quelli di ultima generazione che si gestiscono da telefono, non avete commissioni, canone zero, e soprattutto potete gestire il vostro patrimonio in modo facile tramite telefono, tramite app, che è la cosa più semplice secondo me. Tra i conti correnti smart, insomma sicuri, vi consiglio Buddy Bank by Unicredit, è la banca versione smartphone proprio di Unicredit e è molto carina, facile da usare, ve ne parlo spesso anche nelle mie stories. Tra l'altro il conto corrente si apre in pochi minuti tramite l'app, cioè quindi scaricate l'app, aprite il conto corrente e basta, non avete commissioni, non avete niente, e soprattutto avete anche una persona che H24 tutti i giorni risponde a tutti i vostri dubbi tramite la chat in modo molto buddy, molto amichevole. Hanno anche sempre delle promo, offerte eccetera, dove potete vincere cose, avere buoni, quindi potete anche guadagnarci qualcosa. Ad esempio, non so se questo video andrà online prima del 31 ottobre, ma se sì, siete ancora in tempo per partecipare all'iniziativa Invita un amico, tramite la quale se scaricate Buddy Bank e aprite il vostro conto corrente utilizzando il codice Adriana, avete subito 25 euro da spendere sul vostro conto corrente Buddy Bank, e in più una volta che avete il vostro conto potete condividere il vostro codice con i vostri amici, e per ogni amico che entra in Buddy Bank tramite
tramite voi ricevete 25 euro fino a un massimo di 200 euro di buono. Vi lascio tutte le info in info box anche di questo. E questo video non è sponsorizzato né da Wallapop né da Buddy Bank né da nessun altro, ma ci tenevo a insomma parlarvi anche di queste cose anche qui su YouTube, perché magari qualcuno non segue Instagram o insomma non altri social e magari si era perso questa promo. Un'altra cosa che mi viene in mente, mi hanno mandato recentemente e mi hanno proprio segnalato che aiuta a risparmiare sulla bolletta sul riscaldamento, è il plaid riscaldabile Adapt My Fluffy di Imetec. Io avevo già la versione, quella dell'anno scorso, questa è una versione ancora più fluffy, una coperta bellissima, tutta pelosa, bianca. Vi metto qua il video che ho fatto per loro. Permette di risparmiare sul riscaldamento perché ovviamente mettendocela addosso ci riscaldiamo, ma non dobbiamo riscaldare tutta la stanza per insomma stare al caldo. E in più, avendo la tecnologia Adapto, c'è l'autospegnimento e una volta raggiunta la temperatura desiderata si spegne, quindi c'è anche questo controllo della temperatura. E me l'hanno proprio segnalata proprio loro come un modo alternativo per risparmiare sulla bolletta del riscaldamento, quindi mi faceva piacere comunicarvelo. Ecco, altre cose che mi vengono in mente per risparmiare sono magari cucinare nel weekend per risparmiare sul delivery durante la settimana. Se abitate ad esempio in grandi città dove insomma c'è Just Eat, Deliveroo, Glovo, la tentazione di ordinare è sempre dietro l'angolo, io per prima. Però se nel frigo troviamo già delle cose cucinate da noi, insomma che abbiamo fatto magari nel weekend, saremo meno incentivati a ordinare, perché diremo: ah, però c'è la zuppa che ho cucinato, mangerò quella, ah, o c'è il riso freddo, mangerò quello, o la torta salata, mangerò quella. Quindi magari cucinate cose che si mantengono per qualche giorno in modo da evitare insomma il delivery, il fast food, insomma di spendere soldi così in cibo last minute. Ecco, questi sono i miei consigli per risparmiare, riuscire a mettere da parte un po' di soldini. E fatemi sapere se anche voi avete sperimentato delle cose che vi hanno aiutato a risparmiare, in modo che così possiamo consigliarci a vicenda nei commenti. E nulla, se questa tipologia di video un po' diversa dal solito vi piace, lasciate un like così ne farò più spesso. E vi mando un super bacio e buona giornata. Ciao!